Per Mr. Peabody vai Checco. Fatto. Su in alto a New York, nel lussuoso attico del genio, si potrebbe dire più improbabile che il mondo abbia mai conosciuto. Oh, scusate, mi avete sorpreso mentre faccio yoga. Pensavate di trovarmi nella posizione del cane? Io mi chiamo Mr. Peabody. E dal momento che trascorreremo un po' di tempo insieme, vorrei raccontarvi qualcosa di me. Ok, Checco, questo è per la descrizione. Cercai di integrarmi? No, grazie. Ma non ci riuscì. Al centro adozione cani vedevo i miei compagni di cucciolata venir scelti dalle loro nuove famiglie. Ma per qualche ragione nessuno sceglieva me. Forza, bello, riporta il bastone. Ma perché? Poi lo lancerai di nuovo. È un esercizio futile. Questo non lo voglio, mamma. È sarcastico. Aspetta, aspetta, torna qui, lancia il bastone. Sto fermo, vedo cuccia, ti do la zampetta. Abbaio, abbaio. Perciò, senza una famiglia tutta mia, mi dedicai al perseguimento della conoscenza, alla cultura e all'atletica. Ok, questo è il 303 per la descrizione. E cominciai a dedicarmi ad aiutare l'umanità. Esatto, Checco, io non ho paura, come Maria Pina lo sto facendo. Risolsi i conflitti geopolitici in tutto il mondo. Ok, che costo divertente. I pantaloni a strappo, l'autotune, il backside only e la tuba. Ma la cosa di cui vado più fiero è mio figlio Sherman. Ciao, Mr. Peabody. Oh, ma glielo hai già detto del torno indietro. Ci stavo arrivando. Quando adottai Sherman, mi ripromisi di essere il miglior padre possibile per prepararlo a tutte le meraviglie del mondo presenti e passate. E così Sherman ispirò la più grande invenzione della mia vita: la macchina del tempo. Ciao, Checco, qua sta andando benissimo. Viaggiare. Naturalmente, viaggiare nel tempo può rivelarsi pieno di imprevisti e durante il percorso possono verificarsi. Tu resta. Diciamo che la torre di Pisa non è sempre stata pendente. Ma nulla compete con l'imparare la storia in prima persona, giusto, Sherman? Quindi Checco è solo Mr. Peabody, io sto solo guardando. Bravo Checco, bravissimo, io non ho. C'è scritto sì, Mr. Peabody e Sherman. Esatto, Checco. Rivoluzione francese. È la cosa più grossa che abbia mai visto. È il palazzo di Versailles, dimora di Maria Antonietta. Lei era famosa per una cosa in particolare. Un dolce. Oh mio Dio, non sai quanto ne vada di altro. Maria Antonietta è ingorda di dolci, Mr. Peabody.